tutti ragazzi e bentornati al nuovo episodio di Chronicle of Innsmouth, Mountains of Madness. Dunque, l'ultima volta eravamo venuti qui a vedere che fine avesse fatto il fratello di quello che abbiamo trovato morto, che doveva stare qui alla biblioteca ma non ci fanno entrare. Infatti il tipo ha detto è sparito, non si sa che fine ha fatto. I professori dicono qualcosa oltre a cacciarci in malo modo? No, ci cacciano in malo modo. Space! Ok. Rude as hell. Eh sì. Allora, noi avevamo il foglio con il simbolo, il telegramma, il disegno di Upton, l'articolo su frame e la pala. It says philanthropy never dies. Arkham tycoon antico cimitero di Christchurch. Allora, con la pala forse possiamo tornare verso il cimitero. Allora, avevamo il ghetto, l'archivio, lo studio di Lone, l'appartamento di Blanco, l'università e il cimitero di Christchurch. Dunque, Ayrton un barolo qua che diceva? A proposito del bosco, non ci vado mai. I heard that someone got lost in there and never came back. Infatti era un po' un labirinto e c'era quel piccolo enigma che però al momento non possiamo risolvere, non abbiamo nessun indizio. Good day. They see given my job. Allora, tomba, vediamole un po' tutte, se magari troviamo quella che serve. Edward Derby. Spirit will always be by our side. Why do I have this overwhelming desire to dig? There seems to be no trace of Ephraim's grave. Ah, non c'è traccia della tomba di Ephraim. Quindi probabilmente non è stato sepolto al cimitero, ma forse a questo punto nel bosco. Perché alla chiesa non è che ci faceva niente, insomma. C'erano queste targhettine qui che però non le stacca. Prova un po' con la pala. It would serve no purpose. No, non c'ha proprio senso, ok. E qui al momento non c'era molto altro. As a child, I was very much a believer. Quindi direi, o proviamo a riandare. Intanto torniamo un attimo dalla signora, se dice qualcosa di utile o meno. I don't want to disturb. No. Riproviamo ad andare verso il bosco, un po' random. Allora, eravamo andati verso di qua. E poi mi sa che eravamo andati al bivio. Ma non so se possiamo andare al bivio anche sotto. Però noi continuiamo dritto. Continuiamo sempre dritto, vediamo dove ci porta. Ok, ah, dritto, dritto, dritto ci porta sempre qua. Quindi proviamo dritto. A questo punto proviamo a vedere se il bivio indica, cioè anche sotto. Sì, anche sotto. E proviamo sempre a sinistra di qua, allora, a sto punto. Questo pannello è diverso dall'altro? Mi sembra un po' lo stesso, onestamente. Non lo so l'ordine. Non lo so. Dobbiamo trovare qualche indizio sicuramente. No, vedete, il pannello è diverso, perché questo mo sta qua. Anche se i tasselli in verità sono gli stessi. No, bisogna trovare qualche indizio, sennò è tutto un cavolo. Allora, proviamo a riandare all'archivio a vedere se c'è qualche notizia. Archivista. Riguardo il cimitero. Do you not find it strange that there is no certificate of burial? Yes, definitely. It may have been lost. I'll take a look at. You can find everything you need to know about the. Oh. Allora, vediamo se trova qualcos'altro di nuovo. Ricontrolla, quindi no. Ricontrolla, quindi no. Va bene. Siamo nella classica fase, che cacchio dovevamo da fa?
perché lì al manicomio non... non c'era niente di utile, oltre che non mi ricordo manco dove sta il manicomio, dove sta? Studio di Lon, archivio, ghetto, cimitero, l'appartamento di Blanco, l'università, ah, la clinica psichiatrica, ecco. Ah, proviamo a tornare un attimo all'appartamento di Blanco, vediamo se ci può aiutare. Cos'è successo ad Upton? A proposito di Rose, che altro puoi dirmi su Ephraim White? Vediamo un po'. What happened to Upton? As I told you, I didn't make it in time. Non ha fatto in tempo. È impazzito e ha ucciso un suo amico. Non si frequentavano. Lo so. A proposito di Rose. You know the nurse at the asylum quite well. Yes, we have a bit of a history. She found me slightly unforgettable. She told me to give you her best wishes. And I gladly accept them. Quite the woman, that Rose. Basta, era solo questo. Su Ephraim White non so altro. Sorry, niente, quindi al momento neanche lui ci può aiutare, porca la vacca. Una consegna per domani, vabbè. E niente, torniamo al manicomio per forza di cose. Dobbiamo riuscire a far parlare il tipo dentro. Cosa sa di Innsmouth? I know my brother-in-law lost his job for, vabbè, questo si è licenziato, va bene. Dunque, proviamo a vedere se Rose dice qualcos'altro. Mi parli degli altri pazienti, ricorda qualcos'altro su Upton. Parla farfugliando, mangia assento. Later, Rose. Bye. Give my regards to William. Sure. Sì, sì, l'ho dato i saluti a William, te lo dico. Allora, mostra la foto di Ephraim, vediamo un po'. Edward Derby. Ah, la tomba che abbiamo visto. Wait, what did you just say? Edward Derby. Ok, ok, la tomba proprio che abbiamo visto prima. Le coincidenze. Did you just say Edward Derby? Dead to be done. Dead to be done. He is not in that grave. He was just a container. Prepared to meet wickedness in its pure state. Dead to be done! Alone, what have you done? I... No, vabbè, non mi ha fatto niente. Io non c'entro niente. Get out, Lone. Sì, sì, vado via, vado via. He'll end up getting hurt. Edward Derby. This has got to be the name of the guy Upton murdered. Same name was on a grave at the cemetery, esatto. One restored by Ephraim. He is not in his grave. It had to be done. What does that mean? Under cover of night, I will go have a look. I'll need some help with all this, though. I could recruit William. He seems to be the type to appreciate a good exhumation. Bello. Ok, andiamo e chiedi aiuto, allora. Torniamo da... Blanco. Come in, Lone. Dai, vieni con me a dissotterrare cadaveri. Conoscevi per caso un tale Edward Derby? You know of an Edward Derby by any chance? No. Never heard of him. It's the name of the guy Upton killed. How did you find this out? Upton told me. You managed to make him talk? But how? I showed him a photo of Ephraim. Interesting. Upton said he was just a vessel, and what he did had to be done. I think there's a connection. I found Derby's grave at the cemetery. I might need some help tonight. Count me in, Lone. Do you have the necessary tools? Sì, la I have a shovel, but the tomb is covered by a marble slab. Don't worry. I can bring a crowbar. Eccolo il piede di porco. Let's meet up in ogni right avventura there. Che si rispetti. Vabbè, ma devo andare direttamente al cimitero? No. Quindi forse dobbiamo andare prima a casa, aspettare che diventi notte. Studio di Lone. I can't think of anything else I have to do today.
Maybe I should just go lie down and wait for nightfall. Vai a riposare. I'd better rest up a little before meeting Blanco at the cemetery. E sono d'accordo. Ha riposato? Dovrebbe essere notte. No. Qui non c'è nessuno. E destinazione cimitero? Loan, over non here. Ho fatto via ancora. Evening, William. Got the shovel on you? Sure. Let's get to work. Allora, la tomba era questa, se non sbaglio. This is the grave of Edward Derby. Eccola. This is the grave of Edward Derby. Sì, l'ho capito, non è che dire pala cosa. Allora, pala, in verità devi iniziare col piede di porco, però. Come on, William. Almost there. This is quite the chore. We're almost there. Yeah, what a stench. Lone, look, he has something in his hands. Daniel was right. It can't be Ephraim. Che sto cosa, ma? I disegni sono veramente belli, guarda. Mi piacciono veramente tanto. He has a damn firm grip for such an old fella. Help me, William. One, two, three. È una chiave. It looks like some sort of key. To fit what kind of lock? We gotta put everything back as it was before we get caught. We'll figure the key out later. The last thing I want is to end up in the newspaper as a grave robber. Well, actually, to tell you the truth, that would give my stories a huge boost in readership. Jeez, William, stop kidding around. Done. The sun's coming up. The groundskeeper will be here soon. Lone. Shh. I hear someone coming. Yeah, I do too. Split up. Let's meet up later at my place. See you later, Lone. And good luck. Metà dell'opera. The sun was already rising high when Lone arrived back home after the horrible night before. The magnitude of the meaning of the night's events eluded him. Innsmouth, Ephraim, and Upton, the tomb of Derby, and the weird object found. All looked like pieces of a jigsaw puzzle to which he'd thrown away the complete box art. He fell asleep almost immediately with these thoughts whirling in his head. I've never felt this depth of sorrow in all my life. When father passed, well, everything changed. My mother, our poverty. Father and I shared little common ground. Perhaps we merely lacked the time to find it. But now that this has come about, a frightful tightness grips my chest. Simple respiration has become a labor. Vital oxygen seems to have lost the route on its way to my lungs. If only he were still here with me, to enlighten me, to offer guidance. Oh, grandfather! Oh, my grandfather. Howard, aren't you done yet? I'll be right over. It falls upon me to preserve the items of my grandfather's estate that are the most crucial. Allora, non vorrei dire una cazzata, ma H.P. Lovecraft, mi sa che si chiama Howard. Quindi forse stiamo giocando proprio come Lovecraft. Mappamondo. My memory is filled to the brink with the tales of my grandfather's travels. It was always as if they vaporated directly into my imagination.
snowbound peaks, rainforests infested with every manner of danger, splendid cities where the meek are preyed upon by the scum of humanity, lurking assassins and thieves. Such places appeared vividly in my dreams. Airborne monstrosities surged toward my person, borne aloft on the membranes of bat-like wings, their long and gnarled talons clutching at me. They had no faces. Upon a command, I could steer them as I wished. Let's see. This globe has buttons set in many specific locales around the world. I have a vivid childhood recollection of Grandfather pressing them to open an odd concealed mechanism, but his fingers move too fast for my young eyes to catch. Perhaps an undiscovered clue awaits me elsewhere. Quindi dobbiamo trovare indizi su cosa va cliccato prima. Ok. Stufa. I do not wish to turn it off. Ritratto. A portrait of my mother as a young woman. How beautiful she was then. Her eyes shine, transmitting the serenity in her soul out into the world. This would have been back from before I was even conceived. Let me see. There seems to be something inscribed on the back. I should discover some method to disengage it from the frame. I feel no desire to lug the picture, frame and all, around with me. Però non abbiamo niente nell'inventario. Ok, scappare. Various treatises on psychology. I feel no momentary need for these. Travel chronicles and general geography. I shall peruse them at a later date. Treatises on anthropology. These perk my interest. I shall peruse them at a later date. Mi sa forse libri no. Finestra. With such a downpour ensuing outside. Libri. My current mood is not one for reading. Penne calamai. I'll obtain one for now. One never knows. Quindi abbiamo una penna. Ok, baule. Locked. Chiuso. Vetrinetta. I don't want to open it now. Ma possiamo uscire? I'm not done yet with this chore. No. Quindi per forza dobbiamo trovare qualcosa da sti pizzi. Senti, ma con la penna riesci a tagliare il ritratto? Aha. This means should provoke the intended ends. Ok. The pen has been rendered utterly useless. Vabbè, pazienza. There's nothing worth anything in there. Allora, lo possiamo rivedere? On the side of the canvas lurks in a... Un rebus. 0 uguale 2 nel quadrato. Ma che vuol dire sta cosa? Allora, qui c'è un quadrato. E qui c'è un tondo. Sarà dei libri. Tondo, quadrato e rombo. Quindi il tondo è uguale al quadrato 2. Forse qua? The enigma seems to indicate this shelf. That looks like the personal journal of my grandfather. I believe I'll obtain it. During the spring of his life, he was constantly traveling. Who even knows to how many far-flung locales? Mayhap I, myself, might meander there forth someday. Dai un'occhiata al diario di viaggio. My grandfather detailing his innumerable travels. Lo dobbiamo usare. We left at the first light of dawn. We had the automaton with us. Automaton? What does that mean? We all met in the basement on the outskirts of Boston. Boston. It was almost like entering a church, long since deserted. Planted all around, a pentacle painted upon the grimy flagstones were candles, wax frozen in mid-drip. There was no point wasting time here. No answers lay here. Parigi. Paris was at least a week away. Our final destination within the vastness of the Arabian Desert lay even further ahead. We had to make a move. There was no option but for the automaton to perform the ceremony. Just looking at it sent a shiver up my tired spine. Boss. And then it just stops right there. The journal was penned about 15 years ago. Mayhap this was all merely an outline for a fictional work. A work of vivid imagination. Allora, Boston, Parigi e deserto arabico. Proviamo un attimo. Let's see.
Stati Uniti, Norvegia, Russia, Francia, Italia, Egitto, Arabia, India. Stati Uniti, Francia, Arabia. I heard a click. A tiny compartment has slid open at the base. There is a key ensconced within. Ok, c'è la chiave, perfetto. E con la chiave il baule. It fits. The trunk is now open. Howard, are you even sì, sì, aspetta io. A multitude of books. Without a single exception, they are all very old editions. A selection thereof consisting of the rarer of occult treatises, the need for which escapes me. Wait, that's a rare and ancient printing of a book I favor greatly. I must procure it! Howard, hurry up! Allora, cos'è questo che ti piace? A very old edition of Le Mille e Una Notte, che bello, bellissimo. I can't wait to read it! I've always had a soft spot for these stories. The Merchant and the Genie. Wonderful. Prince Camaralzaman. So many memories. A bookmark holds the place of a story I've never heard of. The tale of Abdul Al-Hazred. Faced with no chance of escape, the keepers sought to ensnare one of their own. Poor Abdul needed to choose, and choose wisely. Oh God, my head! E quindi? Non è stata molto chiara questa Such cosa per dream. Ora. What does it ah, mean? Stava sognando, Lone. Ok. I'm coming, William. Lone. Lone! Great news! Great news! William, slow down. What's happening? Wilmarth got back to me. We have to go to Vermont and find some guy by the name of Ackley. From what I've learned, he may prove useful to us. It appears he may be quite the eccentric fellow. He lives like a hermit. No mail can get through and, needless to say, he has no telephone. He could help us understand your condition better and... perhaps cure it. Riguardo quello che abbiamo trovato stanotte. What about what we found last night? We can figure all that out after we get back. I'm curious as well, but this is much more important. Come ci arriviamo? How will we get there? I have an automobile. Don't worry. An automobile? Really? I've never ridden in one. I can't wait to give it a try. Chi è questo Ackley? Who is this Ackley? A former Miskatonic professor of anthropology. Apparently, he left the teaching profession due to personal reasons. He seems to be something of a strange character. Going by what Wilmarth told me, he may have a dependence on certain substances. Che aspettiamo? Andiamo. What are we waiting for? Let's go. Che bella macchina. Why not? Ok, quindi dobbiamo bussare. Però qui abbiamo una botola. La porta. E basta? Sì, vabbè. Vediamo. Prima la porta, proviamo, dai. No answer. Non lo sapevo. Still no answer. Still lo sapevo. Vai di botola. Looks like it's not locked. There's something in here. Let's see what it is. Containers with strange liquids inside. Should we take them, William? Sure. Bring them along. At the very least, they'll serve as a souvenir of our trip to Vermont. Strani liquidi. Jars containing various colored liquids. Allora, proviamo a usare la strana chiave su questa porta. Would serve no purpose. No, ci ho quasi creduto.
Vabbè, ma nella botola non ci puoi entrare, cioè c'era soltanto sta roba. Open yet empty. Nobody's answering the door. Try knocking again. E proviamo a ribussare. Hello? Still no answer. Still no answer. Che dobbiamo fare? Still no answer. Ciccio, non risponde nessuno. Strani liquidi sulla porta. Serve no purpose. Still nothing. We cannot have come this far for nothing. Let's just break in. Seriously? What do we have to lose? I don't see any cops around. Ah, quindi famo un po' come ci pare. Come, William. Vai, sfonda, prego, prego. La sera prima toglie i cadaveri dal cimitero. Mo' distrugge casa. Rente dei criminali. Oh. Ah. What's wrong with him? He looks unconscious. Un po' un overdose. Hey. Hey. Nothing. Check his pulse. He's still alive. We need him away. Allora, qui abbiamo una bella siringhetta. A used syringe. God only knows what he injected himself with. I don't want to pick it up. Non vuoi raccoglierla. Wake anche up. Lei sveglia. Wake up. Nothing. Ritratto. I don't want to take it. I doubt there's a safe behind it. Finestra. Tanto quello fa morire. Noi facciamo così. Diamo un'occhiata. Libro. The cover it says, funghi esotici. Mushrooms and their strange side effects. No time to read right now. No, si è fatto dei funghi. Strani liquidi, tia. Tutto tuo. It would serve no purpose. Tavolino. There's nothing I need here. Alambicco. A still, used to distill substances. Looks like it was used recently. E che cosa ci hai fatto? A still. Libri. I don't have time to read random books. Questi altri libri. I don't have time to read random books. La lampada. It's bright enough in here already. Ciccio, questo si è fatto dei funghi, ma so. No. Camino. It's warm enough already in here. Fa abbastanza caldo. Libreria. I don't have time to read random books. Allora, prova a distillare sti liquidi qua. We still need something to inject the potential antidote with. That syringe over there on the floor seems up for grabs. La cosa divertente è che non so che sia sta roba, ma noi lo famo uguale. I don't want to pick it up. Non vuoi raccoglierla, e la devi raccogliere però, usa l'articolo sulla siringa. It would serve no purpose. No. Looks like it was used recently. Questo devi fare però. We still need something to inject the potential that syringe over there. Ma fa raccogliere però, qua la siringa lì. Usa il telegramma sulla siringa, l'avvolgi così. It would serve no purpose. E allora va a cagare, ma raccogli. I don't want to pick it up. Io l'ho capito, non vuoi raccoglierla, però lo devi fa. Capala. Oddio. Siringa. E vaffanculo. Would serve no purpose. Io sono d'accordo con te, ma non. Wait this guy up. Io sto provando a wait this guy up, però se non raccoglie roba io non ce lo so niente. He has something in his pocket. Ha qualcosa in tasca. A handwritten booklet. It looks like some kind of notebook. Go on, Lone. Read it. 1918 gennaio. La trance indotta non è abbastanza profonda, non riesco a mantenere il contatto per più di alcuni secondi. Marzo 1919. Lo sciamano della tribù potrebbe avere la soluzione. Luglio 1919. La mistura di questi strani funghi sembra essere molto potente. Ottobre 1919. La mistura è completa, ha bisogno però di essere perfezionata. Mo, ma raccogli sta minchia di siringa? I don't want to pick it up. I better take a closer look at this. Ah, mo, guarda.
Hey, look at this, William. This page was bookmarked. Read it, Lone. Let's hear what it says. It seems there's nothing of interest. It deals with strange mushrooms. Lone, it looks more like a manuscript than a bookmark. Let's have a look. These seem to be some kind of notes. Not very meticulously written, by the look of it. Il principio attivo per il raggiungimento della trance è contenuto nel fungo blu, ma è inibito da altre sostanze contenute nel fungo stesso. Per attivare il fungo blu sono necessari principi attivi contenuti nel fungo rosso. In particolare, ogni milligrammo di fungo rosso mescolato con 2 mg di fungo blu attiva 0,1 mg del principio attivo desiderato del fungo blu. Il problema riscontrato è che mescolando 1 mg di fungo rosso con 2 mg di fungo blu si producono anche 0,2 mg di principio attivo indesiderato derivante dal fungo rosso, che inibisce la trance. Per eliminare il principio attivo indesiderato dal fungo rosso sono necessari i funghi verdi. Non me sto a impallare già. Ogni milligrammo di fungo verde abbassa di 0,05 mg il principio attivo indesiderato. Per attivare la trance ho sperimentato e verificato che sono necessari non meno e non più, ma esattamente 0,2 mg di principio attivo del fungo blu. Dalla trance si dovrebbe uscire se non vi sono state reazioni particolari del corpo, automaticamente dopo diverse ore. Per indurre forzatamente il soggetto addormentato, nel caso non si svegliasse, ad uscire dalla trance bisogna preparare la seguente mistura. 1 mg di fungo giallo ogni 2 mg di funghi verdi utilizzati nella mistura per indurre la trance. 1 mg di fungo blu per ogni mg di fungo rosso utilizzato nella mistura per indurre la trance. 2 mg di funghi verdi per ogni mg di fungo blu utilizzato nella mistura per indurre la trance. It appears to be the formula needed to induce a trance. Yes, but how do we wake him up? The necessary equipment is here. We just need to understand the formula. Yeah. Perhaps there are some clues in the notes. È quello, sì. Ma mo' mara, qui sta minchia di siringa. This disgusts me, but we need something to inject him with. And I see nothing else around. Bastante ce pungi, attenzione. Alambicco. Se vabbè, è finita, raga. Strani liquidi. Giallo, verde, rosso e blu. Distilla e appunti. Qua ci invecchiamo. Un milligrammo di fungo giallo per ogni 2 mg di funghi verdi. I funghi verdi. E niente, mo va a capire. Andava bene. Siringa con soluzione. Vabbè, mo potevi dire sì, dai. Vabbè, fatto. Mo sbagliato muore. Looks like it's working. Huh? What? He's finally better. Better? Better? You have no idea what you have done. Saved you from probably dying? Months of studies. Years, even, of studies. My trips. My proofs. I was one step away from Yugoth. I could already see its vibrant colors. Together. With my insectoid friends. What are you doing in my house? William, are you even sure the tip is right? Wait a moment, Lone. You're Henry Ackley, right? Yes. Why? You spoke of Yugoth. That's right. What do you know of Yugoth? Are you an enlightened scholar as I am? I would dare to identify myself as such, and what you're saying fills me with wonder. Did you really make it all the way to Yugoth? Yes. Well, if not for you getting in the way... I was one step away. One single step. Insane, they called me. They removed me from my teaching position. But the entire time, I was correct on all counts. On all counts!
We are truly sorry to have interrupted your experiment. We'll make amends by helping you get it back up and running as soon as possible. And as an added bonus, we're here to relate to you an extraordinary story as real as yours. Let's hear it then. Really? You wouldn't be lying to me. Unfortunately not. You have my guarantee. Very, very interesting, but I'm still not sure how useful I'll be. Any information at all, even the slightest detail, could prove vital. My dear Lone, your condition is something I have never heard of before. I am, of course, aware of the creature of which you speak, but this is the first time I've ever heard tell of a survivor. A further encounter involving the taking of samples could help. But I would strongly advise against that. We're back to square one. Possibly. Nobody could say one way or the other. But at this point, I cannot but accompany you on your journey back. I am sorely in need of some entertainment, and of certain substances easily available in Arkham for my experiments. And perhaps I could also be useful to your investigation. You diverted me from my path. This is the least you can do. We absolutely agree, Henry. Okay, let's get on our way then. Alcune ore dopo ad Arkham. You mentioned something about a corpse holding a key during the drive here. That's right. We got the key last night. This all seems so unreal to me. Like I'm just a puppet. Someone led me to that key. Starting with that fake letter that led to that horrific crime. But everything began with my misadventures in Innsmouth. Yep. I'd love to go there someday. It seems bursting at the seams with mysteries. Ma da consiglio. You value your skin. I'd advise against it. I value knowledge far more than my skin. It came to our notice, Henry. That mixture would probably have killed you. Gentlemen, is there anything else you require? I'd love to go there someday. It seems bursting at the seams with mysteries. I will take your leave then. Granted. I would have been in a better place. And I don't mean in any religious sense. There's nothing left for me here. For now, there is this mystery though. Might that not be enough? It may provide some satisfaction. Quest? Lone Carter? Sì. It might be. What do you want? For now, all I can say is take a closer look at the altar in the church. But who? Where? Wait! Wait! Come back here! Who is that? Ah, what the hell should I know? This whole thing is driving me crazy. Tastier and tastier. Secrets and subterfuge. Just the way I like it. If you say so. Anyway, I say we start finding out exactly what this key is and how to use it. I should head to Miskatonic to look into that. Okay. Well, you're there. We'll check out the cemetery. Okay. I'll meet up with you there later. Okay, direi andiamo a vedere subito all'altare che sono curiosa. That guy at the cafe told us to have a closer look at this altar. Some kind of lock set into the center. Let me have a closer look at it. La chiave la mettiamo qua, quindi. Strana chiave nella croce. Gira. Però non gira dall'altro lato. Gira soltanto così. It seems that after some time, it returns to its original position on its own. E quindi that panel on the altar is strangely shaped. I'll go check. L'ho controllato, Clay. Ma che davvero? It's firmly attached to the bench. Sta cosa dei targhetti. E mo come famo? Che ne so. Come dobbiamo girarla? Dopo un po' torna al suo posto. E gira soltanto da quel lato, cioè pure io lo faccio dall'altro lato, ovunque gira così. Ma roba demoniaca, prova sotto sopra. No, aspetta. Allontanati. Boh. Non è chiaro. It's firmly attached to the bench. That panel on the altar is. Sì, questo l'ho fatto. Se usciamo e vediamo la tomba che abbiamo scavato, non ci frega niente. Edward Derby,
There's nothing left to do here. Okay. Però se ce ne possiamo andare, no, dobbiamo controllare l'altare della chiesa. Ah, e niente, quindi mo finché non famo sta cosa siamo bloccati qua. Mo va a capire, ma che ne so io come dobbiamo girare il crocifisso. Croce. Non lo so, cosa potrebbe indicare? Dopo un po' torna al suo posto. There's some kind of lock set into the center. Let me have a closer look. Lo so, è quello che ho provato a fare. Mo ho una vita per capire qua che dobbiamo fare. Che ripeto, però gira soltanto da questo lato, croce. E si illumina solo la croce, non c'è altro. Oddio, mo. Non ne ho assolutamente idea. Che poi c'è, non è che fa... Dici, fai così, ti allontani, succede qualcosa, no? Altare. Questo non mi dà proprio nessun aiuto. I'll go check. Lo so, l'ho fatto. Henry Ackley. Cacchio, non ne ho idea. Qui ci sono sti quattro pallini. Ripeto, non c'è un modo che indichi qualcosa. Non mi pare. Oh, li sto provando tutti. Non ne ho veramente idea. No, no, no. Non lo so. non lo so. Che devo fare? Aiuto. Cioè, non so se devo girare questo e fare qualcosa. Croce. Non si illumina proprio nient'altro. Croce. Solo la croce si illumina. La gira solo da quel lato. E non c'è altro proprio. Le targhette qua che significano? It has three engraved on it. È inciso tre. It has five engraved. Cinque. Vabbè, qui sono dispari, sarà sette. It has four engraved on it. Quattro. Tre, sette, quattro. It has seven engraved on it. Sette. It has seven. Sette. It has 3-1 engraved on it. It has seven. Sette due volte. It has seven. Ah, sì. It's firmly attached to the. Perché c'è sette due volte? It's firmly attached. Che poi sono tutte attaccate. It's firmly attached. That panel on the. I'll go check. Forse devo girarla sette volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. 7. Non lo so. 1, 2, 3, 4. No, non ne ho veramente idea. Va bene, ragazzi, dai, ci fermiamo qui. Voi aiutatemi a capire come risolvere questo enigma, perché oltre a vedere questi numeretti qui sulle panche, non capisco poi come ricollegare qui all'altare. Come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Vi aspetto al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao!